Beh, grazie a tutti, prima di tutto i presenti, no? E anche gli organizzatori che mi hanno chiesto di raccontare questa cosa, un'esperienza meravigliosa anche da un punto di vista non solo professionale ma anche umano, anzi soprattutto da un punto di vista umano. Mi chiamo Oliver Zaccanti, come ha ricordato l'assessore, faccio parte dell'ANAB, l'Associazione Nazionale Architettura Bioecologica, adesso ci prenderò prima o poi, che è la prima associazione italiana che ha portato la bioedilizia in Italia, per capirci, ha lavorato anche qua a Modena, lavora qua a Modena con i nostri soci, non a caso questo bellissimo edificio è stato progettato da un giovane architetto che ha fatto il nostro corso che è iniziato proprio una decina d'anni fa, coinvolgendo appunto la Camera di Commercio, la provincia, ricordo gli incontri alla Camera di Commercio nel 2003. Voglio partire facendovi vedere, vengo da Nonantola, anche se non sono nonantolano, ma di adozione solamente, facendo vedere questa immagine, il portale della Abbazia di Nonantola, perché ho evidenziato in rosso quella parte? Perché in quella parte ci sta scritto che il 3 gennaio del 1117, circa 900 anni fa, è venuto un terremoto che ha fatto cadere completamente l'abbazia e ci sono voluti 4 anni per ricostruirlo. Quindi il terremoto c'è sempre stato qua da noi, le considerazioni che vanno fatte proprio, come diceva anche prima l'architetto Ferrari, no, tenendo conto di questi eventi che poi purtroppo periodicamente vengono. Va molto veloce questa immagine, comunque è anche di scarsa qualità. Personalmente, prima di tutto, poi come diciamo così rappresentante anziano anche dell'associazione, come qualcuno dice, vedendo queste cose mi sono chiesto cosa è successo nella mia terra, no? Cioè questi edifici costruiti neanche 10-12 anni fa, così disastrati, perché sono successe queste cose? E cosa bisogna fare oggi poi, no? Come si deve intervenire poi? L'architetto Ferrari ha fatto l'elenco di una serie di riflessioni che lei ha fatto, anche noi, come fare anche, che fare, come fare, no? E dove fare, ad esempio, no? Come diceva anche l'architetto prima. È iniziato quasi per gioco questa cosa. Un'amica mi ha chiesto di andare a vedere la sua casa in comune di Medolla il 24 di maggio. Sono andato a vedere la sua casa, poi sono andato all'interno del COC di Medolla, che era una tenda nel parcheggio, e parlando con Filippo, il sindaco, mi ha chiesto: ma voi non potete fare qualche cosa, aiutarci, eccetera? E via, ho lanciato una mail e ci sono state moltissime adesioni, e oltre 80 tecnici volontari sono venuti a loro spese a fare l'attività, diciamo così, di sopralluoghi speditivi nella zona Modena, Mirandola e Medolla, no? Qui ci sono alcune immagini, ma il lavoro noi come associazione l'abbiamo portato avanti anche durante la nostra assemblea annuale che si svolgeva a Bergamo, no? Era già programmata così, e l'abbiamo fatto un convegno dibattito su questa cosa. Poi, mentre eravamo sul posto, abbiamo fatto questo organizzato questo laboratorio di idee architettura nei sabati mattina e pomeriggio di luglio-agosto, con un certo caldo dentro il COC di Mirandola, no? Eravamo gli ultimi a uscire assieme al sindaco e ai pochi diciamo così dipendenti comunali che rimanevano fino a tardi, dove abbiamo anche noi preso in esame un po' le cose, perché credo che come tecnici poi sono tutte le stesse cose, gli aspetti urbanistici, i restauri, i consolidamenti, gli edifici per l'emergenza, gli edifici pubblici, gli edifici monumentali, il paesaggio, la zona agricola, il recupero, i nuovi edifici per l'agricoltura del XXI secolo, no? Io faccio parte della Commissione Qualità Architettonica del Paesaggio di Mirandola, e appunto più volte ci siamo chiesti, quando arrivavano in commissione dei progetti di un certo tipo, cioè, ma questi edifici così pesanti per gli agricoltori, ma è proprio necessario? Non è una spesa troppo elevata? Oltre a queste riflessioni, abbiamo organizzato anche questo convegno, in cui abbiamo portato le nostre riflessioni, che si possono scaricare dal nostro sito. Di nuovo, gli aspetti urbanistici, dicevo come primo argomento, com'era
e dove era, o dove era e meglio di come era. Queste erano le domande che si facevano anche alla fine degli anni 40, alla fine del 1945, quando ad esempio Firenze era da ricostruire, ma come andava ricostruita Firenze, ma tante città, no? Non solo, no? Andava ricostruita, come dice, con i due pericoli, come diceva Bandinelli, il primo che è di ricostruire nella nostra città indiscriminatamente in vetro e cemento, il secondo come vogliono ripristinare come erano ricostruendole con le fotografie sui calchi. Qual è il modo vero? È un grosso, secondo me, dibattito ancora aperto. E l'importante è non nuove aree edificabili. Su questo credo che siamo ormai tutti convinti, e non, ha detto bene l'architetto Ferrari che il governo, forse l'unica, assieme a poche altre, azioni nobili che sta facendo, ma questo è un parere personale, quello di mettere un freno al consumo di territorio. I restauri, i consolidamenti, un altro discorso, ma anche gli edifici per l'emergenza, qua ci siamo chiesti più volte come poter intervenire, no? E abbiamo fatto questo progetto di prototipo proprio per poter cominciare a realizzare anche in autocostruzione. Con che cosa? Con il materiale più naturale che c'era nella zona. Queste foto io le ho fatte in quei giorni, mi piangeva il cuore quando andavo a casa la sera, abito a Nonantola come dicevo prima, c'è tanta materia prima immediatamente utilizzabile, perché non la utilizziamo a realizzare costruzioni di paglia? L'Italia non consente la realizzazione, se non costruzioni con strutture in legno, della paglia, ma ritorno indietro, scusate ancora un attimo qua dove siamo, io scusate la tecnologia, poi questo computer va troppo veloce per me. Però ecco, l'Italia non ha una normativa sulle costruzioni in balle di paglia, ma è un sistema costruttivo diffusissimo negli Stati Uniti, ben normato in modo anche preciso e con diverse leggi specifiche dei singoli stati, che poteva essere, può essere ancora utilizzato. Poi gli edifici pubblici per l'emergenza, quelli che avete visto prima erano, io non so cosa dire, ecco, boh. Ecco questo, vado, bene, ecco, bene, molto bene, sto imparando. Questo edificio che sto seguendo è in corso di costruzione nell'Oltrepò Pavese, l'intonaci naturalmente in terra cruda, no? Dicevamo gli edifici per gli edifici pubblici, questo è appunto il COC di Medolla, no? Lei lo riconosce bene, molto bene l'assessore. Devo dire che lì sotto si raggiungevano i 45 gradi, lo posso dire perché ci sono stato solamente con tutti i computer che c'erano, con tutte le persone. Poi. Ma gli edifici monumentali, questa è la chiesa di Camurana, mi viene da piangere quando la vedo, sempre ridotti in questo modo, ma anche qua bisogna che noi facciamo alcune riflessioni. Ad esempio questa invece è la Pieve di Quarantoli, no? E qui io vedo già delle cose molto importanti. Vedo due cose, vedo prima di tutto che siamo nella casa del Signore, no? Perché se questa capriata sta su senza appoggio, o il Signore quel giorno era un bravo carpentiere che ha realizzato quel tetto, oppure c'è qualche cosa di mistico, scusate il termine, o di qualcosa di sacro. Ma vedo anche un altro intervento, per dire, quando i lavori sono fatti bene, poi portano a questo, cioè che il tetto non crolla. Allora noi sappiamo che nel momento del pericolo la cosa più importante è salvare la vita umana. Poi gli edifici, lo dice l'ONU, cioè non lo dico io, poi gli edifici si ricostruiscono, si restaurano. Però c'è un altro fatto molto importante, accidenti, vogliono che finisca in fretta, queste due barre in acciaio inox, no? Mi fermo un attimo su questa cosa perché la ritengo molto importante. A mio parere, ma forse mi sbaglio, ma non credo di molto, un certo danno che è avvenuto a questa muratura è stato dovuto a questo intervento incongruo. Perché una struttura è così rigida, perché poi attorno avevano tutto il betone possidico con queste malte particolari, ha fatto vibrare senz'altro il muro, che era un muro a sacco, povero come allora si costruiva, che è crollato.
ho voluto introdurre un attimo questo argomento, l'oratorio San Filippo Neri di Bologna, che è un recupero fatto alcuni anni fa dall'architetto Pierluigi Cervellati, che è un modo senz'altro di ricostruire questo com'era, dov'era, con tecnologie moderne, con una in legno, no? Con una struttura, un esempio personalmente ritengo meraviglioso, no? Vi invito anche ad andarlo a vedere. E andando avanti velocemente, perché il computer mi sta, il paesaggio, gli edifici in zona agricola, qui vediamo una bellissima stalla a progetto del Francesco Dotti del 1792, se non ricordo male, di cui la pianura bolognese è piena, un edificio meraviglioso che è stato abbandonato e che è crollato, però anche qua vediamo alcune cose a mio modo di vedere interessanti, le catene che reggono. Poi vi faccio notare questo elemento così definito da alcune zone dell'Italia, il barbacane, ve lo spiegherò dopo per quale motivo ho messo questa immagine. Ma se noi andiamo a vedere poi l'edilizia minore che è fatta di questi edifici che sono stati selvaggiamente anche, no? Lo vedete bene qua, manomessi, qua c'era una finestra, un'altra un'apertura, qui hanno aperto una finestra in questo modo, qui hanno fatto un rappezzo con dei blocchi di laterizio, qui erano altre finestre, sono questi gli edifici che hanno avuto i maggiori danni. Ma perché questo edificio non è stato rispettato? Chi è intervenuto in questo edificio è intervenuto in modo pesante e allora non c'è più continuità della apparato murario. Tutto sommato i nostri edifici, non so se lei è d'accordo, hanno retto molto bene, quelli ben manutentati, lo dicono anche il numero dei morti, senz'altro anche la fortuna, no? Però sono tutto sommato abbastanza pochi, poi è chiaro che ha avuto la disgrazia, purtroppo non c'è più. Vado avanti con una riflessione, ecco altro materiale molto utilizzato nelle nostre campagne, il mattone in terra cruda o misto terracotta, che comunque come malta d'allettamento ha sempre la terra cruda. Ecco, questo è un intervento che stiamo facendo ora, abbiamo contattato un'azienda che fa calci, faremo un rammendo come si faceva una volta, un cucci-scucci per queste fessurazioni più grosse, bagneremo per far riprendere, diciamo così, vaporizzeremo la malta in modo tale, con l'acqua, in modo tale di fargli riprendere plasticità e quindi anche poi di legare nuovamente i mattoni, e poi interverremo con una calce, non con dei beton epossidici o quei bettoncini in cemento pesanti, ma con la calce che faremo un intonaco con una rete di canapa. Questo è l'intervento che abbiamo pensato di fare. Un altro piccolo esempio di intervento, molto brevemente, è questo. Abbiamo riscontrato in questo edificio che su un muro a una testa, lo vedete sull'immagine di sinistra, di 13 cm appoggiano due travi di legno, di cui una, come vedete, appoggia di qualche 4 cm. Allora, ecco l'intervento che abbiamo ipotizzato, abbiamo realizzato, fatto realizzare, quello di introdurre quel barbacane che Francesco Dotti metteva nelle sue stalle e che quasi tutti mettono ancora, soprattutto in montagna, no? In questo modo allarghiamo la base d'appoggio, riduciamo la luce delle travi e soprattutto queste travi non sfileranno in caso di un altro sisma, no? Gli edifici del settore produttivo, ci vorrebbero giornate per parlare di questo e di questo disastro. L'informazione e la formazione, noi abbiamo intenzione come associazione di fare alcuni seminari di approfondimento proprio per tecniche bioedili per gli interventi nei consolidamenti. L'autocostruzione e autoriparazione assistita, ecco, questo per noi era un elemento molto importante. Purtroppo anche recentemente abbiamo avuto delle notizie negative da parte della regione, che sembra che sia impossibile fare autocostruzione, cioè accedere ai contributi con autocostruzione. Sarebbe una possibilità assolutamente da percorrere, da cercare di far percorrere, perché nelle nostre campagne hanno sempre realizzato le case in autocostruzione parziale, no? Tutti hanno lavorato a costruire la propria casa. Un'altra cosa che stiamo portando avanti col CRESE, il Coordinamento Regionale dell'Economia Solidale, è il DES, Distretto dell'Economia Solidale di Modena, è realizzare un gruppo d'acquisto per i materiali per la bioedilizia, anche qua per far scendere i prezzi.
In ultimo, la proposta è dell'undicesima, era adottare una famiglia senza casa, una scuola, un monumento, mettendo a disposizione gratuitamente le competenze tecniche per la ristrutturazione e ricostruzione. Ci sembrava una cosa dovuta anche questa. E fra le famiglie sui generis che abbiamo individuato, la lucciola, chi per di voi è di Modena la conosce senz'altro, e la lanterna di Diogene, che sono due realtà, due vere eccellenze della nostra provincia, a Solare e Stuffione, vicino a Bonporto e a Ravarino, dove fanno diverse attività con questi ragazzi disabili, no? E loro hanno avuto un grande danno per il terremoto, hanno la lanterna di Diogene, la parte superiore rovinata, vedete alcune immagini, ma vedete anche le anziane che aiutano i ragazzi handicappati a fare i tourtlain e fare i maccheroni al pettine, no? Tutti questi ragazzi lavorano, no, all'interno di questa cooperativa agricola, ed è un momento anche di formazione culturale. Dicevo prima, hanno avuto la cettaia danneggiata, completamente danneggiata, e quindi non hanno più anche i laboratori dove lavorare, e faremo con loro, abbiamo già iniziato con loro con un progetto di partecipato, un laboratorio dall'uva al vino all'aceto, proprio per la lavorazione dell'aceto balsamico, e dal grano al pane per un laboratorio di pasticceria per fare le paste e il pane per la lanterna di Diogene. Dicevo prima, dovrà essere un intervento dimostrativo sia dal momento della progettazione ma anche nella costruzione e nell'informazione e nelle relazioni pubbliche. Naturalmente siamo in ricerca di finanziatori da questo punto di vista, no? E i materiali che utilizzeremo saranno il legno, la canapa, la paglia, la calce, la terra cruda e vabbè, gli impianti. Un'ultima parola, se mi permette un attimo ancora, Stefano, voglio dire due cose sulla canapa, perché chi mi conosce soprattutto per la canapa. Io sto facendo un lavoro di ricerca sulla canapa da alcuni anni, da diversi anni. Ho costruito la prima casa in Italia, San Giovanni in Persiceto, in canapa e calce, una casa in classe A, non è collegata all'impianto di gas metano di rete perché non è autosufficiente. E la canapa, come avete visto prima, è un materiale assolutamente utilizzabile anche per i consolidamenti. Stiamo facendo, dicevo prima, delle valutazioni con questa azienda che produce calce da utilizzare in luogo di altri materiali, diciamo così, più invasivi da un punto di vista anche ambientale. E fra le varie caratteristiche che ha la canapa è che assorbe più CO2 di quella che consuma in tutto il suo processo produttivo. In sostanza, la casa che abbiamo realizzato a San Giovanni Persiceto ha incamerato più, oltre a essere a chilometri quasi zero, lo dice questa tabella ad esempio, nell'effetto serra, vedete in alto, CO2 contenuta sono 13.000 kg in una casa di 125 metri quadri, qua fa il confronto fra diverse tipologie di costruzione. Vi ringrazio molto, scusate se sono sforato un po' sul tempo.